Buonasera a tutti. Breve video nell'intervallo della Supercoppa di Germania fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Siamo ancora sullo 0-0. In questo video parlerò di calcio, ma vi anticipo un altro video dove tratterò uno dei rari video in cui parlo di politica, anche perché guardando questa partita fra Borussia e Bayern Monaco ho visto dei cartelloni pubblicitari quantomeno inquietanti, secondo il mio punto di vista. Comunque ne parlerò dopo di questo. Allora, voglio commentare un colpo di mercato fatto non da una grande, ma dal Genoa. Ricordate cosa dissi io? Chi volevo a centrocampo per la Juventus? Tale la Sessione. Non credevo avesse 33 anni. Sinceramente non credevo avesse 33 anni, ma vedendolo in campo, raga, questo è un centrocampista che è contro cazzi. Dinamico, forte fisicamente, tira le punizioni, sa impostare, sa contrastare, un Gattuso con i piedi buoni. E quest'anno vedrete che campionato farà questo qua nel Genoa. Quest'anno vi renderete conto di quello che dicevo io, di quello che era veramente un acquisto da fare, un colpo neanche a tanti soldi. Non avrebbero speso neanche tanto, cari amici juventini. Vedrete che è questo La Sessione. Fossi nella dirigenza bianconera, comincerei a puntarci i fari sopra. Chissà, a gennaio facciamo un colpo alla Piontek, dove naturalmente il peso specifico in mezzo al campo di Scione è nettamente superiore. Vi renderete conto, vedremo in Italia questo giocatore, adesso vi renderete conto di quanto è forte questo qua. Complimenti a Preziosi, perché ha fatto un colpo veramente sensazionale. Con 4 lire si è assicurato quello che a mio vedere è uno degli, a mio modesto parere, è uno degli incontristi tra i più forti in Europa. E vi renderete conto appena lo vedrete giocare. Occhio, guardate il centrocampo del Genoa quest'anno. Guardate il centrocampo del Genoa. Poi, per quanto riguarda altre questioni, voi sapete, io sono uso a commentare gli affari già fatti, però in questa occasione volevo dire la mia su questo Romelu Lukaku. Sinceramente, dar via Dybala per prendere Lukaku, non so se la Juventus tecnicamente ci guadagni. Secondo me no. Io addirittura sto sentendo gli interisti che... È vero che si sale sempre sul carro del vincitore, si scende al volo da quello del perdente. Io sento gli interisti dir male di Icardi. Molti youtuber interisti parlano male di Icardi ed esaltare Lukaku. Io forse sono d'accordo con l'unico youtuber, nonché ex commentatore, tifoso, interista. Io sono d'accordo con Cristian Recalcati. Ragazzi, secondo me all'Inter il miglior Icardi si è visto a sprazzi. Io quando devo mandar via Icardi, quando devo mandar via Dybala per prendermi Lukaku, a questo punto do via Higuain e prendo Icardi. Anche perché, ragazzi, non fate troppo affidamento su Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ti può fare un altro campionato da fenomeno, ma ha 35 anni tra poco. Cioè, pensateci bene prima di fare una cazzata. Io sono il primo critico di Dybala. Dybala a me ha molto deluso. Però di qua a privarci di un giocatore di 26 anni, perché è un 93 Dybala, per prenderci questo Lukaku, che secondo me non è manco meglio di Duvan Zapata, questo Lukaku. Io la seguo la Premier League e sinceramente non mi fa impazzire questo giocatore. Sì, gran fisico, nazionale belga, fa molti gol, il miglior goleador della nazionale belga, ma ragazzi, ma vi rendete conto chi ha alle spalle? Chi ha alle spalle questo Lukaku? Hazard, Witzel, l'altro Hazard, e ora altri giocatori che al momento mi... Tielemans, altro gran giocatore che si poteva prendere. Poi, non solo, belga per belga,
anche se è un po' caduto un po' in disgrazia. Io a questo Lukaku, a me piaceva molto di più Batshuayi, che giocava nel Marsiglia, poi è andato in Inghilterra, poi non ha avuto molta fortuna, ma a me tecnicamente piaceva molto di più Batshuayi che questo Lukaku. Non lo so, sinceramente stiamo facendo un po' troppe cazzate la Juventus. Vogliamo fare dispetto all'Inter, ma chi se ne frega dell'Inter, lo prendano pure Lukaku. Io non ci vedo, secondo me Icardi è meglio. Forse sarò l'unico insieme a Cristian Recalcati a dirlo, ma secondo me Icardi è meglio. Ora sta cominciando il secondo tempo della Supercoppa tedesca. Farò un video di politica estera e finanza su un cartello pubblicitario di questa partita fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che per me è inquietante, è semplicemente inquietante. Non lo so. Comunque, ricapitolando, grande colpo del Genoa che prende la cessione e secondo me dar via Dybala per prendere Lukaku per me è una cazzata. Ditemi la vostra, Juventini, tifosi, fratelli Juventini, iscrivetevi, ma anche interisti. Ragazzi, non sputate troppo su Icardi, non vorrei che un domani lo rimpiangete. Comunque, iscrivetevi al canale e ci vediamo per i prossimi video. Ciao!